Oggi dobbiamo combattere le spade elementali più maestose di tutte. Infatti oggi è Minecraft, ma con le spade elementali, tipo tutte quante del fuoco, dell'aria, dell'acqua, della terra e addirittura una spada finale super figa, proprio bellissima, che è tipo Madonnina Santissima. Allora, allora avevo aperto l'inventario, ragazzi, ed era uscita una cosa un po' particolare. Una cosa che purtroppo su YouTube non si può far vedere. Ma perché? Perché io avevo messo, diciamo, una texture pack di un anime, no? Giustamente, perché era molto più figo, ovviamente, Minecraft con l'anime. Ma non mi ero reso conto, no? Giustamente, che effettivamente potevano esserci cose un po' compromettenti. Come, per esempio, nell'inventario, una situazione di nudo. Ci siamo capiti, no? Cioè, nel senso, è stato un po' particolare. Una situazione di nudo, però, nell'anime. Quindi potete ben capire come è andata a finire. Quindi voglio evitare di farlo, non lo farò mai più, chiedo scusa a tutti voi. Intanto però voglio continuare Minecraft, ma quindi continuiamo Minecraft, ma facciamo le spade elementali e dimentichiamoci di ciò che è successo. Allora, le spade elementali, la prima spada, per fare la prima spada ci serve il fuoco. Ho pensato una cosa, dato che ci vuole tipo tantissimo per andare nel Nether, prendere i diamanti eccetera, facciamo un taglio bello lungo dove io prendo tutte le cose e poi dopo ci vediamo nel Nether appena riusciamo a prendere anche tipo le altre cose per fare le spade, perché questa è lunga, un pochino. Salgo, salgo, salgo. Alleluia, ce l'ho fatta. Adesso abbiamo un bel po' di cosette qua. Prima di tutto ho preso 13 di ossidiana, non mi ricordo quando ne serve concretamente, quindi io spero ovviamente che mi basti, perché se non mi basta abbiamo un problema, Però no, in teoria mi dovrebbe bastare, perché vedo già da qua che potrebbe bastare effettivamente. Quindi così e poi così, giusto, funziona. Ok, perfetto, perfetto. Anzi, ne bastavano addirittura 10. Ok, perfetto, direi di accendere prima di tutto il portale dell'Ender ed entrare. Però prima di tutto io direi di farmi un attimino, diciamo, tutte queste cose qua, tipo le spade, perché ovviamente le spade ci servono. Ci servono 5 spade in realtà, quindi ok, perfetto, per fortuna ce le abbiamo tutte. Diamond Sword, come vedete queste spade però non sono spade normali, cioè sono spade tutte quante strane. Sono le spade di Demon Slayer praticamente, non mi ricordavo più come si chiamavano perché appunto è stranissimo. Infatti adesso però dobbiamo andare a prendere un bellissimo, come cazzo si chiama? Dai, oggi non ho più la memoria, un bellissimo coso che tu col fuoco, no, avete preso. Comunque un coso nel Nether, perfetto, io sono addirittura qua, mezzo al nulla. Oh yeah, che bello. Vai, c'è proprio un posto migliore. Comunque no, è veramente wow. No, seriamente, cioè complimenti. Ma come, scusa, come gli è venuto in mente di, ok, vabbè, mi sa che ci vediamo quando troverò una struttura del Nether per poter prendere un coso col fuoco, che adesso vedrete. Ah, eccoci qua, perfetto. Dobbiamo distruggere sti schifosi. Raga, però è difficile. Ok, ho abbassato un attimo le hostile creatures perché facevano un casino della Madonnina. Però praticamente, no, per favore, no, raga, no, mi state uccidendo, mi volete far fuori, siete pazzi, siete malati, Prendi vita, stupido tizio che non ha niente. Comunque guardate la mia bellissima armatura di Demon Slayer. Vi piace, lo so che vi piace. Praticamente, comunque, ma voi avete mai visto Demon Slayer? Scrivetemelo nei commenti. Scrivete nei commenti se avete un anime preferito, se avete, che anime guardate di solito, quale che vi piace o quale mi consigliate, perché io li guardo molto. E soprattutto vi ricordo che questa spada qua che prenderemo alla fine dovremo poi uccidere l'Ender Dragon, che sarà un po' complicato, quindi dobbiamo vedere un attimo se ce la faremo oppure no. Quindi restate fino alla fine con me, perché sarà bellissimo tutto quanto. Ok, io devo stare un po' attento però adesso. Comunque mi sa che ho preso, oddio mio, ho preso una blaze rod, perfetto. Mi servono altre blaze rod e siamo a posto. Ok, un'altra blaze rod l'ho presa, quindi perfetto. Vado a uccidere pure questo. Ok, ho ucciso pure questo. Adesso in teoria ce ne ho abbastanza, giusto? No, me ne servono 8 di blaze powder praticamente dovrebbero essere. Quindi, ok, un'altra blaze rod. Quindi che adesso uccido chiaramente perché... No, per carità, non morire. Per carità, ok, perfetto. Vivi, perfetto. Adesso ho la crafting table che metto qua, ok. Faccio così, prendo la blaze powder e ho fatto la fire sword. Vieni qua! Yaparapapum! Mamma mia, vedete raga? Cioè praticamente questa fire sword praticamente dà fuoco alle altre creature. Ovviamente ai blaze non può dar fuoco, perché figuriamoci, cioè, come fa a dare fuoco ai blaze? Però praticamente li uccide con due colpi. È una figata pazzurda! Wow!
mi piace troppo questa spada. Mi è partita leggermente, però è bellissima, cioè, scusatemi. Adesso dobbiamo andare alla prossima. E se avete un attimo di pazienza, vi dico subito qual è la prossima. Allora, ci servono le membrane dei tizi là, che praticamente dei tizi che volano, avete presente? Dei phantom. E io direi di andare allora nell'overworld. Ritorniamo nell'overworld. Ok, ho trovato un villaggio. Questo villaggio è fighissimo, perché adesso possiamo farci con le membrane che ho già raccolto, ovviamente, per voi. Giuste, giuste 9. In realtà ce ne servivano 8, però vabbè, un phantom me ne ha droppato una in più. E praticamente adesso vado a prendere una crafting table, che però in realtà ce la dovrei avere nell'inventario, si spera. Cioè, vabbè, dai, prendiamola dall'inventario. Pensavo di poter andare a prenderla tipo da qualche altra parte, invece no. Entriamo dentro questa casa, craftiamoci immediatamente la nostra bellissima spada elementale di quel che è, non lo so, di aria, giusto? Air Sword, ok, che praticamente dovrebbe essere la spada di aria. Io vorrei uccidere questo, però potrebbe uccidermi lui. Invece cerchiamo di colpire un villager. Allora, signor villager, venga qui! Ma scusami? Ma hai visto? Cioè, vabbè, allora possiamo dargli fuoco, guardate. E adesso morirà, poverino. Sì, è morto. Però io non ho capito cosa fa. Praticamente questa spada dovrebbe darti anche in realtà degli effetti. Esatto! Se premi la destra, praticamente ti dà... jump boost! Raga, che figata! No, vabbè, e se premo questo più mi dà Fire Resistance 4 questa spada. Non lo sapevo, potevo saperlo, invece non l'ho saputo. Sono stato stupido. Però, pium! Wow! Che fighi! No, basta, cioè, bellissimo, bellissimo! Vorrei averle queste cose in Minecraft normale, perché non ce le abbiamo? Cioè, perché non si possono craftare tipo in modo molto difficile, ma si dovrebbero poter craftare? Perché appunto così hai molti più effetti e molte più giocabilità. Sarebbe molto meglio, secondo me. Poi dopo, ognuno ha la sua idea. Vediamo qua invece cos'è che c'è. Un beato ceppo di niente, però c'era un albero. Beh, è bello l'albero dopo tutto, no? Adesso vediamo un attimo. Se io vado ad investigare, dobbiamo avere sia la netherite che la Madonna. Però la netherite ci metteremo un sacco di tempo a prenderla. E poi anche la Water's Word, che praticamente dovrebbe essere la spada di acqua. Va bene, allora, adesso vado a prendere tutto quanto e poi ci ritroviamo qui. O comunque da un'altra parte. Mi sono craftato la Water's Word, che sarebbe la spada di acqua. La spada di acqua dovrebbe essere fighissima, raga. Cioè, nel senso, adesso la proviamo un attimo perché è bellissima. Allora, ci dà grazia dei delfini, conduit powder pure. Praticamente possiamo nuotare come tipo, wow, mamma mia, tipo possiamo nuotare un sacco nell'oceano. Che figata, bellissimo. È bellissimo tutto ciò. E comunque avete visto che la texture pack lì cambia tutti i pesciolini. Che bello. Allora, andiamo ad uccidere qualcuno, tipo qualche animaletto. Guardate che poi dopo il boss finale sarà l'Ender Dragon, Ender Dragon ci farà il sedere. Ma prima di tutto dobbiamo craftare la spada, che in realtà abbiamo già tutte le cose. Infatti adesso crafteremo tutto quanto insieme. Se solo trovassi qualcuno da poter uccidere, mannaggia le scurreggiaggini. Oh, ma dai, ma non c'è nessuno, letteralmente. Non è possibile. Scusami un attimo, ma perché non c'è mai nessuno? Cioè, se io voglio uccidere almeno un animale, e dai, fammelo uccidere, se no, cioè, dico io. Altrimenti, non lo so, andavo a giocare a un gioco più semplice, senza fare nomi, perché sennò poi dopo magari qualcuno si potrebbe offendere, giustamente. Qualcuno dei produttori di quel gioco, dico. E invece non faccio nessun nome, così nessuno si offende. Oh, adesso invece cerchiamo appunto qualche altro, boh, non lo so, zombie, se c'è qualcuno qua in fondo, qua in questa foresta magica. Ma non c'è nessuno, letteralmente, raga. Dai, però ci dovevo provare questa cosa, non riesco a provarla. Cioè, ma allora non rompermi le pappole e... c'è un polletto, ma dai che è una cosa orribile fare questa cosa. E grazie al cavolo ho ammazzato un pollo, wow. Sì, io so, sono fortissimo, guardate, lo so che sono forte. Vabbè, uccido il maiale, che è... Già il maiale servono due colpi per ammazzarlo, quindi già è diverso, effettivamente. Infatti questa spada ha... 9 di attack damage, invece questa di fuoco 10, invece questa di aria 8. Ok, quindi quella di fuoco è effettivamente quella più potente per ora, naturalmente. Mi crafto un'altra crafting table, l'ennesima purtroppo. Allora, mi devo craftare la netherite, quella di netherite, che è quella di terra, e questa qua ha 14 di attack damage, raga. E tipo da queste da forza qua tipo 6 addirittura. E quindi qua c'è proprio ammazzi tutti, cioè veramente, guardate. Adesso prendo questo e boom! Mamme, cioè ammazzi tutti. E poi tipo puoi anche spammare, perché si ricarica velocemente, cioè è fighissima. Proprio bam 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 bam. Proprio, mamma, che figata. Bellissimo, bellissimo tutto questo, mi piace troppo. Porca scurreggionaggine. Che
Non so cosa voglia dire, mi chiedo scusa se vi dice, cioè, insomma, vabbè. Adesso invece ho sbagliato, ho toccato un tasto che non dovevo toccare. Addirittura, no, scusate, ma sono stupido, non avevo visto i cuori gialli, che ho tipo una fila enorme di cuori gialli. Allora, però adesso è arrivato il momento. È arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Dobbiamo craftare la spada che determinerà la morte dell'Ender Dragon. Questa spada è... Ma dai, ma non mi ricordo più come si... Aspetta, questa spada è la prescelta. Perché è una spadona enorme, proprio grossa praticamente. E quindi facendo così... Ma come caspita si fa? Così... no, è giusto, non è giusto, scherzavo. Questa raga è la spada di Dio! Anzi, dei dei in realtà. Questa spada ha 24 di attack damage e 3.4 di attack speed, ovvero è una Madonna. Vabbè, praticamente adesso però la prendo e la impugno con totale devozione e servirò i dei che ci guardano dall'alto affinché io possa sconfiggere quel dannato di un Ender Dragon. Finalmente, raga, guardate qua quanti cuori! Oh mio Dio, ma che figata! Adesso l'Ender Dragon non avrà alcuna speranza, perché io infierirò contro il suo povero Vito. Guardate che povero Pollo, mi spiace Pollo. Io porrò fine alla vita dell'Ender Dragon una volta per tutte, così non ci sarà più bisogno di sconfiggerlo su Minecraft, perché è veramente un antipatico. E anche il Wither lo è. Però adesso andiamo perché mi sono rotto le palle. Ok, perfetto. Fatto, adesso direi di andare. Che dite? Che dite? Siamo pronti? Siamo pronti a sconfiggergli il sederino? Però aspettate, raga, mi sono appena reso conto di una cosa. Io non ho abbastanza, cioè non ho un'armatura in diamante. Almeno in diamante devo avercela. Come facciamo? Perché potrebbe ucciderci effettivamente. Vabbè, facciamo un altro taglio. Io, Dunis, sono stato incaricato dagli dei per sconfiggere questo Ender Dragon. E quindi la mia armatura in netherite e la spada di Dio mi permetteranno di fargli il sederone grosso. Ho già richiamato il potere divino qui con me. Sì, perché il potere divino è bellissimo, perché me l'ha dato appunto gli dei me l'hanno dato. E io adesso sconfiggerò prima di tutto le torri dell'Ender Dragon. Senti, hai già rotto le palle, vieni qua, perché mi sono già, cioè, nel senso, scusami da tanto, ma non posso. Cioè, ha osato colpirmi! Ha osato colpire Dunis! Non si deve permettere. Io intanto cerco di distruggere queste cose. Una via! La seconda via! Ma porca miseria! Vieni qua, perché non sai nemmeno cosa io ti posso fare. Oh, scurreggione! Vieni qua, ho detto. Mannaggia a te, dai, però, che palle. Vieni qua, che non ho tempo da per... Mannaggia, forza! Però adesso, raga, è difficilissimo, è la situazione più complicata dell'universo, perché bisogna appunto distruggere queste torri che continuano ad essere stupide, cattive, proprio quanto... Allora, dove caspita è? Dai, vieni... Ok, si è posato lì, vedete? Lo so, vieni qua, ho detto, no! Non ti devi permettere di comportarti in questo modo, oh caro Ender Dragon... Oh mio Dio, mi ha buttato via proprio, ma io con la mia divinitudine posso sconfiggerlo. Intanto sparo alle cose, via! Vieni qua! No, dai, però che palle, mi sta continuando a lanciare via. Vieni qua, ho detto, schifoso. Raga, siamo nel momento dell'azione più straordinario di sempre, praticamente. Io intanto gli sto facendo danno, sto vedendo da lì sopra, è difficile vederlo effettivamente. Però è possibile distruggerlo, lo sto facendo, infatti, sto cercando di distruggergli tutte le torri. Vieni qua, mannaggia. È difficilissimo, perché queste torri sono proprio stupide, cattive. Ok, distrutto un'altra torre. Anche questa devo distruggerla. Gli prendo un altro stack di cobblestone e vado così, tipo. Via, 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 via. Dai, però, uffa, che pizza. Ok, perfetto. Un'altra, un'altra, un altro, perfetto. No, no, mi sta. Avete visto? Porca miseria, raga. Che figata! Scusate, ma devo dirlo. Cioè, questo è il combattimento proprio della Madonna. Cioè, praticamente. Vieni qua, drago. Non ho paura di te. Assolutamente no. Anche se non è vero. Un po' di paura ce l'ho, ma. Via! Adesso. Iniziamo. Cioè, continuiamo. Andiamo avanti. Uccidiamo il prossimo. Però, guarda che difficilissimo, raga. Cioè. Ok, via. Un'altra volta. Ancora. Sali. Dai. Mannaggia. In uno comunque è complicato farlo. Ancora. Avanti.
Non fermiamoci. Andiamo avanti. Tutti quanti insieme, mi raccomando, state con me. Metti il blocco sotto. Perfetto, oh, raga, ancora. Ok, perfetto. Ok, perfetto, continuiamo, da qua possiamo, abbiamo l'high ground, possiamo distruggerlo. Distruggere questi cosi. Forza. Ok, anche questo, anche quello più in fondo. Guarda che dai, però che pizza. Devo, non riesco a colpirlo, sono stupido. Dai, perché non riesco a colpirlo? Ma vuoi farmelo colpire, porca puzzarda scurreggiona? Guardate che, no vabbè, ma sto continuando, è da, raga, è da mezz'ora. Raga, sto per spaccare qualcosa. Io ve lo sto dicendo, sto per spaccare qualcosa. No vabbè, cioè mi stai prendendo per il culo. Cioè, l'ho detto, ma perché c'è la verità. Un pochino lo stai prendendo per il culo. Vabbè, ho capito, ciao. Cioè, vado da questa parte, va, che è meglio. Faccio così. Ok, perfetto. E poi da questa parte, che è meglio sicuramente, riesco a distruggerlo meglio. Mannaggia, se ti metti ancora una volta davanti. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Adesso lui non ha più scampo perché non ci sono più torri. E adesso è arrivata la resa dei conti, oh mio caro Ender Dragon. Tu ora sarai sconfitto. Ma smettila, ma tu, cioè, chi ti caga a te? Ma chi ti caccia? Cioè, chi ti credi di essere? Sei inutile totalmente, veramente, oh. Vieni qua, ho detto, vieni giù, perché non ho... Non vale se stai lassù, cioè, nel senso, cosa ti devo frecciare? Dai, ti prendo a frecciate. Adesso ti sto proprio mandando le frecce più frecciose dell'universo. Vuoi scendere, stupido Ender Dragon? Dai, ma è stupido, ce lo sto odiando. Oh, mannaggia, raga, adesso lo denuncio. Cioè, vado... Lo denuncio, veramente. Prendo l'Ender Dragon e lo porto in tribunale con me, non sto scherzando. Vieni qua. Ah, no, vabbè, stavo scherzando, ovviamente, perché ci mancherebbe altro. Chi è? Perché? Sono arrabbiati con l'Ender Dragon, state vendendo? Come mai? Ma che figata, questi Enderman sono dalla mia parte, ma sono incaricati divini anche loro, praticamente, mi state dicendo. Ma che figata, tutti quanti incaricati divini, però tranquilli. No, io adesso mi do la potenza divina, cioè me la sono ridata di nuovo perché... Vieni qua! Mamma mia, raga, stanno inseguendo tutti gli Ender Dragon, tutti quanti! Avete visto che figata? Tutti quanti, cioè siamo un'armata di persone che stanno cercando di ucciderlo. Venite qua! Allora, se però questo Ender Dragon continua a volare, Mojang, allora, vuoi far che sto cavolo di Ender Dragon faccia qualcosa di decente una volta? Cioè, continua a volare, non è possibile, dai! Su! Oh, grazie, finalmente, grazie. Posso uccidere? Dai però, ma che pizza, oh! Via! Dai, ci siamo quasi, raga, ci siamo quasi, è letteralmente quasi. Dai, forza, mannaggia, oh! Dobbiamo sconfiggerlo, vieni qua! Oddio mio... No, vabbè, io lo denuncio adesso, questo drago. Cioè, adesso basta, cioè, lo detesto. Voglio che esploda in mille pezzi, non esploda... Chi è che mi sta colpendo? Ma siete voi che mi state colpendo? Come osate colpire il vostro amico? Come osate? Inutili peoni. Ok, adesso dobbiamo aspettare che l'Ender Dragon venga qui, perché solo così riusciremo finalmente a distruggerlo una volta per tutte. Eccolo qua. Vieni qua. No, mi ha lanciato di nuovo. No, raga, sto letteralmente... Sto cercando di... Ok, Muori. Forza. Perfetto. Abbiamo ucciso, so schifoso. Non si deve mai permettere di fare una cosa del genere con Dunis, perché gli abbiamo mostrato la potenza divina della spada dei dei dell'Olimpo, e possiamo sedere insieme a loro adesso, proprio ora. Bene, sono contento di aver potuto partecipare a questa avventura insieme a voi, e vi do un consiglio: restate con me. Iscrivetevi al canale, o lasciate like, o attivate la campanellina, o fate quel che volete, o appunto scrivetemi nei commenti se avete mai visto qualche anime. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!